Nei giorni scorsi abbiamo avuto notizia di un episodio davvero incredibile, agghiacciante, sconvolgente a Campiglia Marittima, nelle vicinanze, nella provincia di Livorno. Un uomo di origine della Costa d'Avorio ha praticamente ucciso ed arrostito un gatto. Guardate queste immagini. Io da noi qui gatti non si mangiano, lo sai? Da noi qui gatti non si mangiano, qui da noi i gatti si tengono in casa, come se fossero figli nostri. Non è che io vai fra... Non ho cosa, non ho cosa, non ho cosa, non vuol dire qui non siamo... Ah, dove vai tu? Dove vai tu? Ora ti mando io in galera, te ne vai in galera, te ne vai, vergogna. Guarda che stai a fare, vergognati. Cosa fai? A mangiare, te ne vai al lavoro come lavorano tutti. Invece di tenere anche le sigarette, i soldi ce le hai delle sigarette e non hai soldi per comprarti il pane? Vergognoso, schifoso, schifoso che non sei altro, schifoso, vergogna, guarda qua. Guarda che sta a fare sta povera creatura, guarda qua, vergogna, vergogna, ma dove andate a vostro paese? Andatevene a mangiare, vedo che le sigarette qui ci sono però, quindi non è mangiare quelle, non è mangiare quelli, non si comprano, invece di comprarti 50 sigarette, comprati il pane invece di ammazzare la creatura, sì, ti preoccupare, vergognoso, schifoso. Ma è una cosa vergognosa, la stazione di Campiglia ha ammazzato un gatto, sta cucinando un gatto qui alla stazione di Campiglia. Una cosa vergognosa, da vergognarsi. Ma io ripeto, sono come dire, senza parole dinanzi ad un episodio del genere. Non si è mai visto che cani e gatti in Italia venissero uccisi, anche perché la legge è molto chiara. Vieta appunto l'uccisione di cani e gatti, c'è la legge, la 291 del 1981 se non ricordo male, la quale appunto vieta l'uccisione se non in casi particolari, diciamo casi di eutanasia. E in Italia c'è ovviamente l'uccisione di animali per ragioni ovviamente legate appunto alla consumazione di carni, ma questo è un altro discorso. Voglio precisare un qualcosa di molto importante. Io non sono della Lega, non sono sovranista, non ho mai accettato certi eccessi di Salvini, sono dell'idea che bisogna porre certamente un freno e un limite all'arrivo dei vari barconi, deve essere posto un freno e un limite, uno stop all'immigrazione, però ovviamente in maniera civile, contenuta, concordata con gli altri paesi, e ovviamente se un barcone contiene dei casi umani particolari, dei bambini, delle situazioni di persone in fin di vita, devono essere soccorsi e devono sbarcare sui nostri litorali senza se e senza ma. Facciamo questa premessa, così nessuno può dire sta facendo il leghista o il salviniano di turno. Però dico anche che, se permettete, noi stiamo in casa nostra, siamo nel nostro paese e dobbiamo essere padroni del nostro paese, nel senso che nessuno può venire nel nostro paese e può capovolgere le nostre tradizioni, il nostro modo di vivere, la nostra civiltà. Così come noi non possiamo assolutamente, non ci verrebbe mai permesso di entrare in una moschea, per esempio, con le scarpe. Io sono stato a Istanbul e lì ti fanno togliere le scarpe, devi entrare senza scarpe. C'è un'usanza, c'è una tradizione, la devi rispettare.
Parimenti, non capisco perché in Italia si possa venire dalla Costa d'Avorio e si possa fare quello che si vuole, si possa prendere un gatto e si possa appunto ucciderlo, anche se la motivazione di questa persona è stata, chiamiamola persona, è stata che lo ha fatto per un'esigenza di fame, perché doveva cibarsi, doveva nutrirsi, e cosa ha fatto? Pubblicamente ha ucciso questo gatto e poi lo ha arrostito, come si vede dalle immagini. Beh, qui dobbiamo darci una regolata, lo ripeto, perché in casa nostra noi dobbiamo essere padroni, lo ribadisco per l'ennesima volta. Se ci sono delle leggi, se ci sono delle usanze, se ci sono delle tradizioni, nessuno si deve permettere di calpestarle. Com'è assurdo che si possa mettere in dubbio, che si possa contestare l'uso del crocifisso nei vari luoghi pubblici o nelle scuole o nei tribunali. Fa parte della tradizione. Io non posso andare in una moschea e dire no, dobbiamo togliere in una struttura, meglio non in una moschea, non posso andare in una struttura pubblica appunto di certi paesi come la Turchia o altri e magari così imporre l'eliminazione di determinate immagini sacre che sono legate alla tradizione locale ed è giusto che queste tradizioni vengano rispettate a casa loro. Ma in casa nostra devono essere rispettate le nostre tradizioni. Ora qualche ben pensante incomincia a fare la storiella, ma voi mangiate la carne di bue, di mucca, di pollo e quant'altro, ma questo è un altro discorso. Altro discorso è quello che riguarda per esempio i vegetariani, ma ripeto, cani e gatti non sono mai stati uccisi. Però ovviamente si vuole a tutti i costi così difendere a tutti i costi in certi casi la figura dell'immigrato. Io sono tollerante, sono rispettoso della condizione dell'immigrato. Ben venga l'immigrato che viene in Italia, che rispetta le leggi, che si regolarizza, che rispetta le nostre tradizioni, è ben voluto, è ben accetto e ha tutto il diritto di integrarsi. Sulla terra siamo tutti uguali, non ci sono bianchi, neri, gialli e rossi. Il sole splende e batte per tutti, però anche il rispetto deve esistere per tutti. Noi non possiamo essere calpestati. È davvero vergognoso quello che è accaduto. Occorre che questo cittadino, di origine credo della Costa d'Avorio, soggiaccia alle leggi italiane e venga punito per questo reato, perché proprio in Italia c'è il divieto statuito appunto dal punto di vista legislativo per quanto riguarda l'uccisione di cani e di gatti. Chi poi evidentemente la pensa diversamente e vuole farsi vedere a tutti i costi aperto, chissà come, a 360 gradi, beh, io lo sfido, andasse in una moschea ed entrasse senza scarpe, andasse in un paese islamico e togliesse un'effigie, qualche immagine sacra relativa all'Islam e poi vorrei proprio vedere che cosa gli succederebbe. Proviamo a fare questa sfida. Quindi, chiariamo. Padroni e signori in casa nostra, in casa mia io faccio quello che dico io, nessuno deve permettersi di calpestare la mia tradizione, la mia storia, la mia vita, la mia concezione appunto di quelli che sono i rapporti appunto interpersonali e i rapporti con quanto ci circonda, con la natura e con gli animali. Senza bavaglio, un programma di inchiesta e di denuncia a cura di Luigi Abate, in onda ogni lunedì, mercoledì, venerdì e domenica alle ore 15 su Telesud, canale 115 del digitale terrestre visibile in Puglia. Senza bavaglio, informazione libera, sempre.